Matteo, grazie, grazie, grazie mille. E adesso Grazie a voi. velocissimo passo la parola al nostro amico Stefano Benassi che ci parlerà del TOTP, ok? Esatto. Quindi della sicurezza, eccetera. Stefano, a te la parola. Allora, grazie. Prima prova, vediamo, riuscite a vedere. Vedo il PowerPoint, perfetto, perfetto. Perfetto, posso partire? Ok, Yes, go, grazie mille Stefano. go. Benvenuti a tutti anche da parte mia. Io sono Stefano Benassi, ho 49 anni, mi sono laureato in ingegneria elettronica a Parma, Ragazzino, ragazzino. un ragazzino praticamente, lavoro sulle collaboration solutions prima di IBM, ora da HCL dal 2000. Faccio parte assieme a Daniele Grillo e a Giuseppe Grasso dello staff di Domino Point dal 2013. E sono HCL Ambassador dal 2019. Questa è una piccola biografia prima di addentrarci in questa sessione in cui parleremo di TOTP, cioè di Time-Based One-Time Password. Innanzitutto vi racconterò che cos'è la TOTP, perché si utilizza l'autenticazione a più fattori per l'autenticazione web, quindi quali sono i benefici, quali sono i prerequisiti di questa tecnologia per l'implementazione all'interno di un'infrastruttura Domino 12. Vedremo quali sono gli step di implementazione all'interno sempre di questa infrastruttura. Vi farò vedere una piccola demo live di una prima configurazione di un accesso di una DMFA in accesso a un server Domino. Due piccole note per quanto riguarda la manutenzione della TOTP, alcune variabili, ma sono veramente poche. Le principali variabili da introdurre nei nozioni del server per la gestione della TOTP, quali sono le variabili per il troubleshooting di eventuali problemi che dovessero sorgere nel momento in cui lo andate a implementare, e poi una qualche domanda e risposta che mi sono fatto e dato da solo che potrebbe essere interessante per chi volesse implementare la TOTP. Partiamo immediatamente. Che cos'è la TOTP? Allora, la Time-Based One-Time Password è in pratica una password usa e getta. Che cosa significa? È una password che è utilizzabile una volta sola e viene generata tramite un algoritmo che si basa su due parti di informazioni. La prima parte è una chiave segreta che viene condivisa tra l'app di autenticazione di cui parlerò a breve e il server sul quale ci stiamo autenticando. La seconda parte invece è un fattore mobile e in questo caso è appunto il tempo. Quindi questa chiave viene calcolata sia dal generatore di chiavi, quindi dall'applicazione, che può essere sia su smartphone, ma dopo, come vedremo, anche su PC, sia dal server. Quando queste due informazioni ovviamente vengono a collimare, abbiamo l'autenticazione. Vi ho già introdotto quindi l'applicazione per smartphone, serve un'applicazione per smartphone per l'implementazione della TOTP. Ce ne sono svariate, l'importante è che soddisfino l'RFC 6238. Qui nella slide ve ne ho riportate un paio, che sono forse quelle più utilizzate, ma ce ne sono anche tante altre, che sono il Google Authenticator e il Microsoft Authenticator. Quali sono i vantaggi dell'implementazione di un'autenticazione a due fattori in fase di autenticazione su un web server? Beh, si introduce un layer aggiuntivo di sicurezza, perché quando voi utilizzate il client nodes avete una sicurezza intrinseca, perché è dovuta una sicurezza che è dovuta al fatto che voi state utilizzando un certificato, ok? Invece, quando vi autenticate normalmente su una pagina web, voi state utilizzando un'autenticazione debole basata su nome utente e password. Andando a introdurre l'autenticazione a due fattori, voi dovete fornire anche questo token di cui vi parlavo in precedenza, ok? Quindi è un'autenticazione decisamente più sicura. Come fa Domino 12 a implementare questa TOTP? In pratica, l'applicazione per smartphone e il Domino ID Vault generano un token di 6 cifre che, e qua entra in gioco il fattore mobile di cui vi parlavo prima, che scade ogni 30 secondi. Dopo ve lo farò vedere proprio in pratica e risulterà sicuramente più chiaro. L'autenticazione, come vi anticipavo prima, avviene nel momento in cui l'utente, oltre a fornire le credenziali corrette, quindi nome utente e password, fornisce un token generato dall'app su smartphone che coincide con quello che viene generato dal server Domino partendo dall'ID Vault. Quando è che vengono
Quando è che c'è questa fase di inizializzazione, questa chiave che viene generata, che viene inizializzata? Durante il setup dell'applicazione. Okay? È un URI che viene generato dall'ID Vault che è differente per ogni utente domino e viene generato, come vedremo tra poco durante la demo, proprio in fase di setup dell'applicazione mobile. Quali sono i prerequisiti per implementare la TOTP all'interno di un'infrastruttura domino? Il web server e l'ID Vault server, nel caso in cui non coincidono, devono essere entrambi versione 12.0 o superiore. Il template dell'ID Vault, prestate attenzione, deve essere anche questo a versione 12 o superiore. Ovviamente deve esserci implementato nell'infrastruttura domino UNID Vault e l'ID dell'utente deve essere presente. Ricordatevi inoltre, aprendo il database dell'ID Vault, di andare a inserire nella sezione Configuration nella voce Trusted Server, i web server che devono andare a utilizzare l'ID Vault. C'è un campo proprio apposito. Last but not least, il database Domino Web Server Configuration, il domcfg.nsf, deve essere anche questa versione 12 o superiore. Andiamo spediti e vi faccio vedere quali sono gli step che qui vi ho riassunto in un'unica slide, ma adesso li dettagliamo uno ad uno. Quali sono gli step di implementazione della TOTP, quindi di un'autenticazione a due fattori, all'interno di un'infrastruttura Domino 12? Prima di tutto, dobbiamo creare un certificato di trust per la 2FA. Come faccio a creare? Quali sono gli step corretti per creare questo certificato di trust all'interno della Domino Directory? Prima di tutto, occorre copiare il file di CertID, il file di certificatore, all'interno della data directory del server. Mi raccomando, dopo di eliminarlo, perché non è pratica sicura tenerlo nella data e soprattutto dopo non serve, quindi potete copiarlo solo temporaneamente. Una volta fatto questo, dovete lanciare il comando che vedete riportato al punto 2, che andrà a creare quel certificato all'interno, il certificato per l'autenticazione MFA, viene creato questo certificato all'interno della Domino Directory. Come vedete riportato, lo vedete in questa, evidenziato da questa freccia rossa. Se è stato creato il comando, è stato quindi lanciato correttamente, avete un'ulteriore conferma lanciando in console Domino il comando show ID Vault. Deve comparire tra le varie voci che vengono elencate anche questa riga in cui vi compare la scritta for MFA. A questo punto, creato il certificato, dobbiamo andare a abilitare la TOTP sul documento di configurazione di Domino. Quindi apriamo il relativo documento di configurazione. Ci portiamo sul tab Security. In questo tab c'è il primo campo che è proprio uno switch di abilitazione della TOTP per quanto riguarda l'autenticazione web. Ci sono altri campi di cui adesso non vi parlo, magari ne farò cenno successivamente quando faremo la parte di demo, se rimarrà un po' di tempo. L'importante qua è abilitare il primo campo, gli altri valori potete tenerli anche al valore di default. Fatto questo, occorre andare ad abilitare la TOTP sull'internet site. Io qui ho dato per scontato che siano configurati gli internet site sul server domino. Questo non è assolutamente scontato perché voi potreste anche utilizzare la web server configuration e quindi questo avrebbe, c'è una piccola differenza, ma per questione di tempo mi sono limitato a quella che dovrebbe essere la configurazione più usuale. Quindi andiamo a abilitare. Vediamo come si abilita la TOTP sull'internet site. Ricordatevi che affinché possiate utilizzare la TOTP per l'autenticazione web, non dovete, in questo momento non è supportata né dalla Basic Authentication né dall'autenticazione tramite SAML. Deve essere per forza abilitata una Session Based Authentication che può essere single o multiple server, quindi con SSO. Primo step, aprite il tab Configuration dell'internet site e andate ad abilitare i metodi PUT e DELETE che di default sono disabilitati. In secondo luogo, sempre nello stesso tab, all'interno della sezione Domino Access Services, dovete andare ad abilitare il servizio TOTP che è tra quelli elencati. Vi spostate successivamente sul tab Security dello stesso internet site e andate ad abilitare il radio button sia nella sezione di autenticazione in HTTP che in quella di HTTPS, Yes with TOTP. Quindi sono i due radio button da abilitare e a questo punto potete salvare e chiudere l'internet site. Ultimo step di configurazione, dobbiamo andare ad aprire il DOM CFG, che
deve essere, come dicevo, versione 12, verificare che all'interno della CL di questo DB l'entry default abbia accesso reader e privilegio read public documents, e poi andare a creare un documento in cui andiamo a impostare come pagina, come form di login, il form che vi consente di utilizzare, di inserire il token di autenticazione. Il nome del form è quello lì e lo trovate nel database, è proprio inserito nel database domcfg.nsf. Fatto questo, potete, anzi dovete, riavviare il Vault server per fare in modo che vengano prese tutte queste configurazioni. E a questo punto la pura parte di configurazione è a posto. Vi faccio vedere, vi faccio toccare con mano come funziona l'abilitazione lato utente di questa feature all'interno di un server Domino 12. Spero che vediate il browser Chrome, ma direi proprio di sì. A questo punto io vado grazie mille Stefano per il feedback, vado a autenticarmi direttamente sul server Domino inserendo le mie credenziali d'accesso. A questo punto è il primo accesso, quindi sono io che accedo per la prima volta dopo che su Domino 12 è stata implementata la TOTP. Quindi faccio login. Il server Domino si accorge che non ho una configurazione TOTP attiva. Configurazione TOTP che vi farò vedere dopo è presente nel mio documento nell'ID Vault. Quindi assegno un nome all'account di riferimento, quindi lo chiamo VM Test. Ok, vado avanti. Ecco, questo è l'URI, il codice che viene condiviso, quello che si chiama XEME, che viene condiviso tra l'applicazione mobile e il server. Come faccio a configurarlo? Allora, a questo punto, visto che siamo in fase di demo, invece che utilizzare la mia app sul mio smartphone, mi sono configurato un'estensione di Chrome che fa le veci, esattamente le veci dell'applicazione per smartphone del generatore di TOTP. Fate finta che questo sia un Google Authenticator. Allora vado a configurarmi l'account andando a scansionare quindi il QR code. A questo punto il Chrome dice ok, è stato creato un account esattamente come se fossi sul mio smartphone. Per proseguire nella configurazione del mio account, della mia autenticazione a due fattori, Domino mi chiede la convalida, quindi devo andare a inserire il token generato dall'applicazione. Come vi ho detto, l'ho configurata su Chrome, clicco qua, qui ho il mio account che ho appena configurato, faccio un copia, vado qua e faccio un incolla. A questo punto convalido il token. Benissimo, sono arrivato allo step 4 di configurazione della TOTP all'interno del mio server Domino. In questo caso Domino cosa fa? Genera quelle che si chiamano scratch codes, cioè sono dei codici, dei token temporanei che potete utilizzare nel momento in cui non avete a disposizione la vostra app per smartphone. Quindi sono codici ognuno dei quali può essere utilizzato solo una volta. Posso copiarli e da qualche parte, adesso li metto, non è un luogo sicuro ma giusto per questioni di demo, confermo a Domino di averli già copiati e dico eseguito. Benissimo, a questo punto Domino mi dice ok, grazie, hai completato la tua configurazione dell'MFA. Da cosa io mi accorgo sul lato Domino che un utente ha completato correttamente la configurazione dell'MFA? Ve lo faccio vedere, vado a aprire il mio ID Vault, adesso non ho ancora fatto un refresh, vedete che la riga Stefano Benassi nella colonna TOTP ancora non ha niente, vado a fare un refresh della vista e a questo punto mi compare il fatto che Stefano Benassi ha correttamente configurato la propria TOTP su un account e basta, perché io potrei configurare tanti account quanti sono quelli che sono specificati nel documento di configurazione di Domino. Era uno di quei famosi campi di cui vi ho parlato quando abbiamo visto quella slide. Qua ci sono, è un contatore che vi fa vedere quanti di quei 10 codici di cui vi ho parlato prima, quanti codici sono stati sono rimanenti, quindi in questo caso ovviamente non avendone utilizzato neanche uno, non li ho ancora tutti a disposizione. Torno un attimo e vi faccio vedere a questo punto che entrando all'interno del server Domino, io sono obbligato in questo modo, in questo momento a utilizzare il token MFA perché altrimenti non entro, quindi vado sulla mia applicazione e
fate finta di avere lo smartphone, quindi genero il mio token, lo copio, lo metto nel campo apposito e a questo punto, facendo login, io ho accesso al mio verso. Quindi sono autenticato all'interno del mio server domain su protocollo HTTPS con un'autenticazione a due fattori. Devo fornire le mie credenziali e devo anche fornire il token TOTP. Come vi faccio vedere anche un'altra cosa. Esco, mi riautentico. A questo punto faccio, clicco su Setup Multi-Factor Authentication. Tramite questo link l'utente ha la possibilità di configurare un altro account, quindi qua io potrei andare a configurare anche un account sul mio smartphone, ad esempio, ok? In questo momento posso configurare, e anche questo è un valore specificato sul Configuration Document, posso specificare un valore, posso creare un altro account e quindi sul mio smartphone. Posso anche dire al sistema, guarda, ho perso quei token che avevo generato inizialmente, quindi posso rigenerare altri 10 token che poi mi potrò andare a salvare. A questo punto, se faccio eseguito, ovviamente entro e mi autentico direttamente, entro nella mia webmail. Ok, torniamo un attimo sulla parte di slide, che vado a concludere un attimo con quelle cose che rimangono, che diciamo, strumenti ha a disposizione l'amministratore per agire sulla configurazione TOTP degli utenti? Beh, ha uno strumento abbastanza potente, nel senso che l'amministratore può resettare completamente la configurazione TOTP di un certo utente. Questo può essere fatto sia attraverso il client node, quindi aprendo il database dell'ID Vault, cliccando su Action Reset TOTP Items, oppure facendolo dal domino administrator tramite la sezione, il tab People and Groups, aprite la sezione ID Vaults sui tools che ci sono sulla destra e compare la voce Reset TOTP Configuration. Ve lo faccio vedere live. TOTP Configuration Successfully Reset. Se adesso vado qua, faccio un refresh, vedete che mi ha ripulito completamente la configurazione e non è più abilitato Stefano Benassi al TOTP. L'altra cosa che può fare l'utente, ve l'ho appena fatta vedere durante la fase di demo, quindi configurare account TOTP aggiuntivi e eventualmente resettare codici d'accesso. Step successivo, eventuali variabili che potete inserire nel nozzini, il TOTP step size, che è la durata in secondi del token, vi ho detto che di default è 30 secondi. Avete una tolleranza pari a un moltiplicatore TOTP times Q steps, che per il TOTP step size, di tolleranza 30 secondi in più o in meno, perché ci potrebbe essere un disallineamento temporale tra la vostra app per smartphone e il tempo dell'ID Vault Server. Quindi questo vi dà la possibilità di fare, se avete un disallineamento, di implementare una tolleranza. Nel caso in cui abbiate un'infrastruttura domino a più domini, quindi è possibile, anzi, dovete per forza abilitare questa variabile enable IDV cross domain authentication uguale a 1 sia sui web server che sull'ID Vault server nel caso in cui abbiate server domino, quindi il web server e l'ID Vault server siano su server domino, scusatemi, su domini domino differenti. Dopo bisogna riavviare il server per le modifiche. Queste sono le variabili che dovete inserire se volete fare troubleshooting, quindi se avete qualche problema. Ultima cosa. Queste piccole quattro domande. Allora, il web server e l'ID Vault server possono essere sullo stesso server domino? Sì, l'abbiamo appena visto durante la demo. È possibile in questo momento abilitare la multi-factor authentication solo per certi utenti? No, in questo momento non è possibile. Questa è un'impostazione server side, quindi è on-off. Il Traveler supporta la TOTP? Sì, ma ovviamente però deve essere abilitata, come abbiamo visto, la session-based authentication, e di default di solito su un server Traveler non la è. È possibile in questo momento evitare il fatto che autenticazioni web che provengono da IP safe, quindi da IP noti, come l'IP di navigazione dell'azienda, possiamo evitare di utilizzare la doppia autenticazione. Per questi IP attualmente non è possibile, ma se volete sul portale delle idee di Domino è possibile votare questa idea perché è presente. Spero in questo di essere stato nei tempi, Stefano, Sì, sei e stato nei direi di tempi.
al secondo. E Stefano, io ti ringrazio, poi ci ringraziamo tutti alla fine, è stata molto Grazie a voi per completa. l'opportunità, Stefano. Grazie a voi. Grazie, grazie a te e adesso.